cercare qualcosa in più. Penso che qui all'Orto, ma in generale in Italia, o comunque da casa propria, ci siano tanti modi belli di regalare. E io sento che forse il mio passo è andare un po' più in là. Un passo che porta fino in Perù, quello che si prepara a fare Arianna, giovane volontaria dell'operazione Mato Grosso della diocesi di Chiavari, che fra poche ore raggiungerà la cordigliera delle Ande con una tappa prima a Lamellin, nel distretto di Chingas, e poi a San Martín de Paras, dove inizierà la sua missione che durerà 2 anni. Qui, insieme ad altri volontari del Tigullio, era stata nell'estate del 2022. Mi aspettano tanti bimbi, perché andrò in un asilo, mi aspettano tante persone che ho già conosciuto e che quindi ritroverò, quindi sicuramente una grande emozione ritrovare tante persone che chissà se avrei mai rivisto. Mi aspetta la famiglia di Yameyin, che è la missione dove vado, che è davvero una famiglia, non è solo andare ad aiutare i poveri o chi ha bisogno, ma è proprio tornare da persone che... a cui ho lasciato il mio cuore, quindi è una grande emozione. Sicuramente è difficile lasciare tutto il bene qua, ma so che andrò incontro a qualcosa che è altrettanto bello. Le valigie sono pronte, ma difficilmente riusciranno a racchiudere tutto l'affetto che la comunità dell'operazione Mato Grosso del Tigullio ha voluto riservare ad Arianna alla vigilia della sua partenza. Nel verde e nel silenzio dell'Orto della Carità sulla Piana dell'Entella a Lavagna si è svolto un momento di preghiera con la celebrazione della Santa Messa e poi un momento di condivisione durante il quale in tanti hanno salutato la giovane in partenza. Nell'Orto della Carità qua a Lavagna si seminano gli ortaggi, ma in realtà si semina nei cuori dei ragazzi, si semina questo desiderio di donare, questa spinta a donarsi, che è una cosa preziosissima, è una cosa evangelica. Arianna ha raccolto questo seme, l'ha fatto crescere e ha pensato di poter far maturare questa sua vocazione al dono in missione. Da questo orto proverranno, speriamo, tante spinte alla carità in tantissime direzioni, questa è una. E ogni volta che prendiamo a cuore una persona e ci facciamo carico della sua vita, facciamo grandi cose.